Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B-Square Gaming. Come al solito qui è il vostro Fra e in singolo stavolta, e con la grande novità della Facecam, come promesso da praticamente da ogni parte, per speciale 15.000 iscritti e soprattutto così in generale. Faremo la facecam non su tutti i giochi, bensì su quelli che, per cui effettivamente serve una facecam. Mi raccomando, un nuovo gioco che è un vecchio gioco, che è Silent Hill 2, quindi state belli connessi, mettete tanti like, mi raccomando, vi voglio belli attivi e belli carichi. Come al solito seguite Twitter, Facebook e Twitch. Siamo di sera e quindi, come ogni buon Silent Hill, va giocato di sera, e quindi direi di cominciare. Allora, in poche parole, stiamo parlando di tanti anni fa, quindi io l'ho giocato ormai parecchio tempo fa. Faremo voci originali. Una cosa che vi voglio dire è, tenete in considerazione che questo gioco io l'ho giocato a spizzichi e bocconi, quindi non me lo ricordo assolutamente. C'aveva un mio amico sulla PlayStation 2, e quindi io lo potevo giocare solo in determinati momenti. Un mio amico che si chiama, vorrei salutare, si chiama Giovanni, grande Giovanni, un grande gamer. Allora, io in verità avevo fatto un paio di prove, quindi facciamo un new game, versione rimasterizzata per 360, facciamo tutto a beginner, yes, e immergiamoci in questo gioco. Allora ragazzi, ripeto, eoni di tempo fa, grande innovazione della facecam, come molti di voi vi hanno chiesto, segno degli occhiali, proprio si vede che sono nerd. Che bello. Ogni tanto guardo di qui perché c'ho tutti i controlli, ho tutti i controlli, quindi da qui capisco se effettivamente sta registrando la maledizione del gatto. Mary. As a little lamb. Allora, a dir la verità, devo controllare, uno, che ci siano i sottotitoli. Scusate perché ho leggermente lo schermo che mi copre il tipo di controller, di controllo io uso il tipo 2D, perché questo gioco era fatto per un controllo 2D principalmente, quindi lo lascerei. I sottotitoli sono on, quindi siamo sul pezzo. Non mi ricordo esattamente dove devo andare, devo solo ricordarmi che alcune meccaniche, ecco, soprattutto quando c'è il cambio di monitor, potrebbe essere un problema col controller 2D, perché io vado da una parte e poi cambio. Allora, grande riflessione, 3, 2, 1. Ah, scusate, si deve avvicinare naturalmente. Restless dreams. I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Posto romantico. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. A dead person can't write a letter. Mary died of that damn disease 3 years ago.
So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Could Mary really be there? Is she really alive? Waiting for me? Mamma mia, che romanticoni, ragazzi, quante emozioni. Poi avere come luogo speciale Silent Hill deve essere veramente una bomba, no? Cioè, dove vai? Io voglio Silent Hill. Io la mia ragazza la porto a Silent Hill. Ho una mappa importante, molto importante, di Silent Hill. Sarà il nostro miglior amico. Vabbè, va bene, allora qui c'è qualche giornale, c'è qualcosa tale per cui merita la mia attenzione, no? Ok, non mi ricordo assolutamente niente, quindi per forza di cose è come se rivivessimo questo gioco da parte. Ho qualche reminiscenza, ma niente di serio. Allora, se vado di qua, mi ricorda molto Dead Rising 3. Allora, leggiamo un po', Palaville, Old Silent Hill, National Park, quindi andiamo assolutamente per Old Silent Hill, sono ben 6 miglia, che tra l'altro in miglia vuol dire che sono più di 12, più di 10 km, o circa 10 km, quindi non è che stiamo parlando proprio di un posto dietro l'angolo. Allora, qui non mi fa entrare, niente, non c'è niente, non è che qui allora mi hai riservato qualcosa... Niente, a posto così, a posto. Ragazzi, sono schizofrenico, a volte, cioè, la telecamera in un posto, il monitor in un altro, il computer in un altro ancora, con tutti i controlli, cioè io ho il controllo il gatto, controllo tutto, quindi perdonatemi se sembra che guardo tre punti diversi, ma cioè anche qui dovrei parlare in telecamera, ma naturalmente non mi viene da parlare in telecamera, mi viene da guardare comando. Prima facecam, quindi siate buoni, buoni. Tanto si stanca sto stronzo. La tipica nebbiolina tipo Silent Hill, quella che tutti sembra veramente di stare a Milano negli anni 20. Ok, questi rumori sono veramente... che bello! Sto andando nella nebbia con dei rumori con dei cani o finti cani. Che bello, non vedevo l'ora di correre nella nebbia e farmi azzannare da un cane. Mamma mia, anche qui un pozzo, andiamo subito nel pozzo. Ok, X. C'è qualcosa nel pozzo, wow, perspicace. Cos'è quello? Guardarlo mi fa sentire come se qualcuno mi stesse frugando nella mia testa. Vabbè. Mi dà una strana sensazione, è come un bagno di sudore. Ah, posso salvare. Vuoi sovrascrivere bla bla bla? Certo che voglio. Abbondiamo. Ok, quindi vado avanti. Un cancello. Io non so chi di voi ha visto o vede Romero, però vi ricordo che i più grandi film horror sono iniziati qui, in un cimitero. Troppo bianco. Excuse me, I'm sorry. No, it's okay. I didn't mean to scare you.
I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But... Yes? I think you'd better stay away. This town, there's something wrong with it. It's kind of hard to explain, but... Is it dangerous? And it's not just the fog, either. Okay, I got it. I'll be careful. I'll be back. Terminator. It's just... I guess I really don't care if it's dangerous or not. I'm going to town either way. But why? I'm looking for someone. Who is it? Someone very important to me. I'd do anything if I could be with her again. Me too. I'm looking for my mama. I mean my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry. It's not your problem. I hope you find them. Yeah, you too. Ok, c'è un percettibile percorso in mezzo alle lapidi. Tra l'altro io faccio notare che ora va bene tutto, ma adesso... Toc toc, niente, non c'è nessuno. Magari entrando di qua. C'è un buco. Ma andando di qua. Una trave. Un altro cancello. E dai, cazzo, fai un po' di cardio fitness, porcaccia miseria te. Ok, quindi qua. Ma io venivo da qua. Ma sai che penso che venissi da qua io? Ah, ok. Perfetto, ho sbagliato strada, così tanto per cambiare, per ricordare che siamo su Biscore Gaming, non vendiamo sogni ma solidi fallimenti. Allora, ritorniamo indietro che sbatti, no? Non pensavo di aver già fatto il circolo della... Cioè, aver percorso in circolo il cimitero. Pensavo di essere andato sempre dritto. Comunque, ragazzi, allora... Che dire, posto un po' pericoloso, ma noi ce ne freghiamo perché noi siamo veramente tosti. Noi non abbiamo paura di niente, stiamo rincorrendo il cadavere di nostra moglie, quindi regolare, no? Ok, allora vediamo un po'. Sono riuscito a girarmi, il che è sempre positivo. Già che non posso girare la testa con l'altro joystick. Con l'altro stick, volevo dire. Certo che questo rumore... Cioè, guardate che bello. Guardate che belle, come le facevano bene le macchine una volta. Vedete, non c'è neanche il vetro. Cioè, voi dovete immaginare che ci sia il vetro. È così che andavano fatte. I giovani di oggi non hanno immaginazione, poi. Sto scherzando. Vabbè. Silent Hill Ranch. Wow. Posso entrare? No. Ora, naturalmente, voi direte... Cioè, potresti saltare quel... Cioè, anche un bambino. Ma noi no. Noi procederemo verso questa bella stradina. Verso l'infinito e oltre, come Buzz. Verso la nebbia e oltre. Qui non si apre niente, cazzo. Ok. Ah,
andiamo verso questo luogo di amori perduti. Vabbè, questi naturalmente ricordo tutti, versione rimasterizzata per 360, quindi stiamo parlando di texture power, mega power up, stiamo parlando di grafica bomba, come penso abbiate capito. Comunque questo è uno dei gran bei gioconi, io non l'ho mai giocato interamente, vi confido questa cosa, questa mia pecca, perché lo giocavamo a pezzi a quell'epoca, ci cagavamo troppo addosso, ma non solo per questo, ma anche perché avevo il piccolo problema di non avere la PlayStation 2, ero rimasta la 1. Allora andiamo dritti, e quindi devo giocare a casa di amici. Queste scuse, scamotage per caricare, ci sono sempre stati in questi tipi di giochi. Ok, andiamo, corri, corri Forest. Guardate, non si vede niente. Tra l'altro, in verità, questo che si vede ai lati è un errore grafico, perché nella versione originale non vedevate niente, cioè non è che girando la testa vedevate, la nebbia era molto più fitta. Diciamo che è stata una rimasterizzazione fatta per la next gen, ma c'è stato un coro generale di gente che ha detto no, non è assolutamente a livello della 2 era più bello, doppiata meglio, era molto più divertente usare joystick, era bello figo gu. E quindi insomma in generale c'è stata questa insurrezione, no, non è stata rimasterizzata come dicevano i vecchi saggi della Konami, maledetta Konami che ha annullato il nuovo Silent Hill, in poche parole, cioè non è che ha annullato, Kojima ha litigato con Konami e quindi insomma non si farà probabilmente nulla. E anche qui coro generale, oddio che faremo, Roadrunner, ok, tipo beep beep. Anche qui che faremo, non sarà mai la serie di un tempo, boh, cioè secondo me a me Downpour è piaciuto parecchio ed era l'ultimo dei Silent Hill, quindi considerato il bitume più bitume, però a me era piaciuto. Forse siamo arrivati in città, abbiamo già fatto questi 10 km in scioltezza. Allora, mappone generale, dove siamo? Se andiamo a sinistra, andiamo di nuovo verso quello che è Wiltsy Road, quindi dobbiamo andare verso Sanders Street o Lindsay, che è Lindsay Lone Street. Ma prima direi di fare un salto al negozio di fiori, non si sa mai se incontrasse tipo un mostro. È anche bello presentarsi con un mazzo di fiori. Ok, è chiuso. Ma sentite, bellissima questa colonna sonora che ti fa cagare addosso. Io mi ricordo ancora il primo, scusate se non inizio dal primo, ma il primo è il più legnoso da giocare, non so se lo farò da solo. Io speravo di coinvolgere Joe in questi giochi, e diciamo ormai Joe vi ho spiegato il motivo per cui. Non si apre niente. Beh, qui c'è stop. E lì c'è una bella chiazza di sangue. Ora, normalmente io direi va bene, andiamo dall'altra parte. Invece no. Noi che ci vogliamo male, anzi no, vado prima dall'altra parte a vedere se riesco. Ragazzi, c'è la visibilità di un questi erano praticamente i muri che
che bloccavano tutto il resto della città. Ok, quindi qui è tutto chiuso. Una chiamata non vogliamo farla? Dai, ti allunga la vita, facciamola. Beh, dai, facciamola. Quello che cos'è? Vedo qualcosa. Ho una bevanda salutare. Quindi una Coca Zero. Quell'ombra giusto giustora mi turba. Cioè, scusa, finora te ne sei proprio sbattuto bellamente, adesso ti turba quest'ombra. Vabbè, allora compriamo del tabacco. Niente. Che bello, stiamo correndo verso il mostro. Wow. Ma io con cosa lo colpisco? Qui niente, niente. Il temibile nastro. Una telefonata? Niente, non, proprio, non vuole chiamare nessuno. Chiamata a casa. Chiamo a casa. Vediamo, vediamo, vediamo. Lì c'è un'altra auto. Qui c'è un altro. Oh. Niente. Tra l'altro, ragazzi, se è come, cioè, io spero veramente di venire a capo gli eventuali enigmi e tutto il resto, perché francamente non mi ricordo assolutamente un cazzo. Dai, corriamo da questa parte. Com'è tutto bello. Un posto dove comprerai casa instantly. Sì, direi che mi salvi. Allora, dove ci sono queste chiazze potete salvare. In buona sostanza. A me serve però un qualcosa. Qualcosa che possa assomigliare a un'arma. Una fionda. MacGyver. Qualcosa. No, no, non mi usare questa visuale. Ecco, ora qualche reminiscenza di cose brutte che succedevano. Vuoi girarti? Ecco. Minchia, ma stai camminando! Vabbè. Vabbè, mi raccomando, controllate la velocità. E se siete dei fan della serie, questa cosa vi racconterà, cioè cosa vi suggerirà la testa. Parti! Ora, io non so voi, ma mai entrerei lì dentro. Lui non c'ha proprio la faccia da sveglione, però... Vai. Che bello. Sì. Trave, legnate.
Sì, oddio, un po'. Is it dead? No. What the hell is it? It's not human. Not anymore. Perfetto. Beh, io questo cunicolo mi sa di luogo familiare, io quasi quasi mi barricherei dentro. Che succede in questa città? Ma come? È il posto dove hai trovato l'amore. Oh yeah. Oh yeah, il bastone. This thing broken? Ma su qua. I better take it anyway. I might need it. Ma il bastone? Prendilo questo bastone. Ah, ecco. Allora, facciamo un po' di pratica. Ok, questa è la mazza che mazza. Se faccio così. Ah, ok, così cambio visuale. Devo ricordarmi A. Benissimo. A. Ok, dai, mamma mia che figo che sono col bastone. Quindi avete capito, no? Quando sentite quel rumorino un po' vagamente fastidioso, è il momento che cominciate a tirare a mazza che mazza. E mi raccomando, in Silent Hill come in altri giochi, non abbiate paura, più mazzate tirate meglio è. Ma perché mi... Ecco. Che palle quando si gira questa visuale. Va bene ragazzi, io in tutta onestà non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, state belli connessi, belli carichi e bella spolliciata in su per il la facecam. Finalmente avete la facecam, finalmente vedete me. Wow. E mi raccomando, primo video, quindi vi voglio belli carichi, vedete tutta la serie, mi raccomando. Ciao belli!